Sono nata con un grande amore e rispetto verso la natura, fa parte di me. Cercare quindi di avere un impatto minore sulla sua e sulla nostra salute non è uno sforzo, ma un atto d'amore da compiere anche attraverso lo sport. Io sono Filippa Lagerbach e da oggi porto con me sulle mie vie green. E immersi in un esteso polmone verde in cui convivono una ricca fauna e flora variegata, fra l'azzurro del mare e i colori delle colline di Castiglione della Pescaia, antico borgo di pescatori e rinomata località balneare toscana, che inizia le vie green di Filippa. Un viaggio dinamico alla scoperta di territori e stili di vita che mettono al centro l'ambiente. Il nostro itinerario alla scoperta di Castiglione parte dalla spiaggia. Continua per il centro storico fino al cimitero in cui riposa Italo Calvino, alla scoperta del legame tra queste terre e lo scrittore e dell'anima green che li ha uniti e ancora li tiene legati. Castiglione della Pescaia è una palestra a cielo aperto e fare sport è davvero il modo più green per scoprire il territorio. Fare una passeggiata veloce e sostenuta come la nostra ha un impatto ambientale quasi nullo, però permette a chi lo fa di avere grandi benefici psicofisici. Andiamo! Camminare regolarmente tonifica gli arti inferiori e se teniamo anche una corretta postura, un adeguato movimento delle braccia, anche i muscoli del torace, delle braccia, della schiena e dell'addome. La camminata outdoor è uno sport adatto a tutti, a tutte le età, a prescindere dalla preparazione fisica e può essere praticata ovunque, anche lungo le strade di una località turistica come questa. Oggi Castiglione della Pescaia è un centro turistico d'eccellenza in Italia, anche per la grande attenzione per l'ambiente che qui si ha. Nel 2019 è diventato uno dei primi comuni in Italia a vietare su tutto il territorio comunale la distribuzione di plastica monouso, diventando così plastic free. Italo Calvino arrivò per la prima volta a Castiglione della Pescaia nel 1972, invitato dal suo amico Pietro Citati, e la morfologia di questo territorio lo colpì immediatamente. L'attenzione alla salvaguardia ambientale da parte della classe politica locale, lo spirito schietto e accogliente dei castiglionesi, che lo avevano fatto sentire parte della comunità, convinsero Calvino ad acquistare una proprietà all'interno della pineta di Roccamare, dove soggiornava per lunghi periodi. Alcune delle opere più importanti della produzione calviniana hanno visto la luce proprio in quella villa. Italo Calvino ha scritto molto sull'ambiente e la sua salvaguardia. Già con La nuvola di smog evidenzia i pericoli dell'inquinamento. A tale opera seguirà La speculazione edilizia e Le città invisibili, in cui ritorna sull'argomento. Anche a un'intensità relativamente bassa, la camminata veloce può far bruciare circa 120 a 200 calorie se eseguita su un superficie piano. Se invece iniziamo ad andare in salita, ovviamente aumenta lo sforzo e bruciamo di più, circa 60% in più. Camminare in pendenza poi tonifica i glutei, i polpacci e imita gli effetti cardiovascolari della corsa senza però stressare le articolazioni. Fare sport all'aria aperta non fa bene solo a chi lo fa, ma anche all'ambiente. I territori possono così essere stimolati a valorizzare sempre di più i patrimoni paesaggistici e a rendere più fruibili i contesti urbani e gli sportivi. Noi però dobbiamo ricordarci di rispettare i luoghi che attraversiamo. Siamo arrivati nel cuore del centro storico, dove è possibile vedere il castello risalente al XV secolo, da cui si gode uno straordinario panorama sul Monte Argentario e su alcune isole dell'arcipelago toscano.
Nel 2023, per festeggiare i 100 anni della nascita di Italo Calvino, il Comune di Castiglione ha deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria postuma. Un modo semplice ma ricco di significato per ribadire quanto forte sia il legame tra questa terra e Calvino. Un centenario che prevede tantissimi eventi, incontri letterari, letture recitate, accompagnamenti musicali e mostre. Ogni mese un tema diverso che consente di presentare anche aspetti ancora sconosciuti della narrativa di Calvino. Italo Calvino riposa nel cimitero di Castiglione della Pescaia, a poca distanza dal piccolo monumento ai caduti, dal quale si scorge all'orizzonte il mare in tutta la sua bellezza. Per chi ancora si domanda come mai Calvino amasse così tanto questo territorio, può trovare risposta tra le pagine dei suoi racconti e i suoi romanzi, oppure semplicemente da tutto quello che magari da quassù si riesce a raggiungere con lo sguardo.